Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi vi parlo di una lampada LED che serve per le coltivazioni in casa o comunque nel semenzaio durante il periodo invernale, soprattutto se l'utilizziamo in casa. Questa l'ho acquistata un anno fa, l'ho utilizzata per tutto l'inverno dell'anno scorso, quindi adesso ve ne posso parlare. Ho visto più o meno come funziona. Questa è la versione più economica che ho trovato sul web, costa circa 20 euro, consuma 40 watt, ha due gamme di colori, blu e rosso. Si possono intervallare, si possono mischiare fra di loro, si possono regolare i vari livelli. Su questa no, perché ho visto che non funziona più a distanza di un anno la regolazione dei livelli. Comunque avevo a disposizione 6 livelli di intensità di luce, cosa che comunque non ho mai utilizzato. E abbiamo la possibilità di programmare la durata della luce. Adesso ve ne parlo più nel dettaglio. Rieccoci sul canale. Cosa succede? Perché occorre questa lampada? Quando facciamo le prime coltivazioni in casa, nel periodo invernale, l'errore che facciamo tutti, me compreso, è quello di mettere sul davanzale i vasetti con dentro i semi appena seminati. Cosa succede? Sotto il davanzale spesso abbiamo il termosifone, quindi da sotto arriva il giusto calore, anzi pure troppo, per far germinare i semi e nel contempo abbiamo la luce della finestra. Non basta perché succede che i semi vengono su subito, germinano in pochi giorni perché hanno il calore del terreno sotto. Per contro non c'è abbastanza luce di buona qualità che arriva dalla finestra. In inverno le ore di sole sono poche, spesso il sole non c'è, è nuvoloso, quindi quando sono le 4 del pomeriggio, 4 e mezza, le 5, adesso verso gennaio la luce va via, non è assolutamente sufficiente. Le piantine cominciano a crescere in modo indeterminato, cioè vengono su molto velocemente, lo stelo si allunga, si dice che filano. Una volta che filano, col peso stesso delle foglioline, quelle in cima, la pianta tende a cadere su se stessa e muore, non si può più recuperare. Quindi l'anno scorso mi sono un attimino attrezzato con questa lampada LED, adesso vi mostro. Questa fornisce la giusta quantità di luce, ovviamente per quello che impostiamo noi, e la giusta frequenza d'onda di luce. Come vi dicevo, abbiamo due frequenze d'onda, blu e rossa. Adesso ve la faccio vedere. La lampada è dotata di questo moschettone qua, di questa pinza, che si può agganciare ovviamente al tavolo e la tiene stabile. L'alimentazione richiede un caricabatterie da cellulare, da smartphone, che non è fornito nella confezione. Quindi se ne avete uno in più, anche di quelli vecchi, vanno più che bene. Una volta collegata alla spina, si accende il LED di controllo. Quindi noi abbiamo la possibilità adesso di accendere la lampada. Ora, per farvi vedere bene il tipo di luce, spegnerò le luci dell'ambiente. E quindi ve ne parlo a luce spenta. Con la prima pressione del pulsante abbiamo acceso tutte e due le luci, sia quelle rosse che quelle blu. Premendo di nuovo il pulsante, escludiamo una delle due lampade. Premendo ancora, spegniamo. Riaccendiamo entrambe. Ora abbiamo la possibilità di selezionare il tipo di luce. Solo rossa, con questo pulsante qua dove sono le doppie frecce. Solo blu, entrambe. Se funzionasse adesso col più e il meno, io cambierei la potenza di erogazione delle luci. Solo che a me non funziona in questo momento e non lo posso utilizzare. Breve excursus sul tipo di luce da utilizzare e quando. Allora, la luce blu è indicata maggiormente nella prima fase di germinazione. La luce rossa nella fase di fioritura e di maturazione. Ho letto un po' in giro, io personalmente ho utilizzato sempre la doppia banda, entrambe così accese, perché danno il massimo apporto sia al rosso che al blu durante la fase di germinazione e di crescita delle piantine. Ho tenuto acceso queste lampade per circa 14-15 ore al giorno, dal mattino alla sera. Vi ricordo che qui sul timer si possono impostare fino a 12 ore, non erano sufficienti per me, quindi facevo che verso le 10, le 11 del mattino lo accendevo a 12 ore. Lui aveva già goduto del sole, della luce del sole per le prime ore del mattino e quindi poi la sera si spegneva in automatico verso le 10 di sera. In questo modo io l'anno scorso ho evitato la filatura delle piantine, non ne ho avute. Poi ovviamente l'ho tenuto un paio di mesi così, ero partito verso dicembre, a febbraio ho cominciato a ridurre le ore di esposizione a questa luce artificiale e quando era marzo poi le ho spostate nel semenzaio riscaldato all'esterno, poi la luce ormai del sole c'era, era abbastanza. Vediamo un po' come siamo messi qui con la serra. Quelli sono i peperoncini che avevo in casa, che adesso ho deciso di mettere qui in serra perché gli fa bene anche un po' di fresco notturno. Oh, vediamo un po'. Abbiamo i pomodori che stanno venendo su bene.
qui abbiamo dei peperoncini, quelli che avevo messo direttamente qua nel semenzaio, qui abbiamo i cetrioli, qui abbiamo i primi peperoni. Quindi diciamo che questa la si usa da dicembre a febbraio compresi. È un buon acquisto, ve lo consiglio di fare perché altrimenti gli insuccessi sono veramente a portata di mano, non se ne esce, nel senso che si continua a seminare, si vedono queste piantine che vengono su velocemente, dici che bravo che sono, in realtà no, loro stanno filando, li prendi e li butti via e hai perso un paio di mesi di germinazione di semi. Questa, come dicevo, è la versione più economica, costa dai 20 ai 25 euro e ha solo due bracci, ci sono quelli con tre bracci, ci sono quelli invece rettangolari, ce ne sono varie versioni, dipende poi voi quali sono le vostre esigenze. Io con due bracci, col numero di piantine che avevo fatto, ero giusto giusto, avessi avuto un braccio in più ne avrei beneficiato, quindi se avete tante piantine forse quello con tre bracci più indicato. Bene, è stato un video abbastanza veloce, ho aspettato un po' a parlarvene perché l'anno scorso dovevo vedere come funzionava. Ho visto come funzionava, ve lo posso quindi consigliare e spero che vi possa venire utile. Siamo già quasi a fine gennaio, potreste usarlo ancora tutto il mese di febbraio se lo acquistate adesso. E lo trovate anche sui siti Wish, Banggood e quant'altro, costano magari un po' meno, però i tempi di arrivo sono troppo in là adesso, quindi vi conviene prenderlo su eBay o su Amazon o dove volete voi. Grazie per essere stati con me, troverete l'articolo di questo LED anche sul sito, sul blog, magari se volete andarlo a vedere vi spiego esattamente come funzionano le pulsantiere, ma è molto intuitivo. E ho già fatto un articolo su perché le piantine filano, ve lo lascio qui in descrizione. E quindi ho avuto già un po' di esperienza con questo e ve lo posso consigliare. Se vi è piaciuto il video, volete lasciarmi un pollice in su, vi ringrazio. Se volete iscrivervi al canale, ve ne sono grato. Visitate il blog perché è aggiornato molto spesso, se vi fa piacere. Grazie per essere stati con me anche oggi. Vi auguro una buona giornata.